Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi ragazzi, come potete sentire dall'audio, probabilmente vi sarete accorti che non sono nella mia solita postazione a registrare podcast, perché se ascolti Liberamente da diverso tempo sai perfettamente che nella mia testa il concetto di podcasting ha a che fare con il concetto di viaggio, il concetto di movimento. E quindi ogni tanto mi piace proprio andare in giro per i locali del mio quartiere cercando un angoletto, o magari anche nelle ville del mio quartiere, per registrare un episodio, una tantum di questo podcast. E oggi è il turno di una meravigliosa libreria. Sto parlando della libreria Tra le righe in Viale Gorizia. Infatti nel canale Telegram riservato a questo podcast e ai suoi iscritti ho proprio inviato anche la mia posizione, la mia posizione geolocalizzata. Se vorrai durante questa mattinata venirmi a trovare, sarai mio ospite all'interno di questa meravigliosa libreria, in questo bel contesto. Ci prendiamo un bel caffè e scambiamo due chiacchiere. Quindi libreria Tra le righe, assolutamente raccomandata, un posto veramente molto curioso e molto interessante e soprattutto stimolante, perché è pieno di libri, essendo ovviamente una libreria, ma ha proprio un angolo dove ti puoi sedere a tavolino, ordinare un buon caffè e gustare veramente i frutti della lettura. E proprio di questo parliamo all'interno di questo episodio di oggi, della lettura e di quanto essa sia importante per aprire la nostra mente. Lo facciamo insieme a Guglielmo Ercole De Simone, che non soltanto è un ascoltatore di questo podcast, non soltanto è un finanziatore del progetto Liberamente, ma ancor di più è uno dei membri fondatori, diciamo dei primi partecipanti, dei pionieri di Ingruppo Lab, cioè il laboratorio, la palestra di psicologia e crescita personale dedicata alle menti libere, che riaprirà le porte a settembre. Quindi intanto godiamoci l'estate, a settembre ne riparliamo. Ma di cosa parleremo insieme a Guglielmo? Parleremo del suo libro. Non l'ha scritto lui, ecco, intendiamoci bene, ma lui l'ha scelto, o meglio, come sentirai anche durante l'intervista, è il libro ad aver scelto lui. E di che titolo stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di un titolo senza dubbio che suscita grande curiosità, così come lo ha suscitata anche in Guglielmo, e cioè La filosofia spiegata con le serie TV di Tommaso Ariemma. Questo libro è particolarmente interessante. Io ci ho tenuto tantissimo ad avere Guglielmo all'interno del podcast, quindi gustiamoci questa puntata di oggi ascoltando Guglielmo parlare di come la lettura arricchisce la sua vita, ma soprattutto come la filosofia spiegata con le serie TV è diventata per lui una fonte di grandissima ricchezza durante tutto il mese di giugno. Ragazzi, noi ci sentiamo alla fine di questa intervista e che dire, buon ascolto a tutti. Eccolo qua, la filosofia spiegata attraverso le serie TV di Tommaso Ariemma, professore di filosofia e storia in un liceo scientifico, conosciuto come una sorta di pop filosofo, cioè questa terminologia un po' particolare, perché soprattutto nelle ultime pubblicazioni, tra le quali anche La filosofia degli anni Ottanta, cioè ha fatto anche, cioè si è specializzato proprio nel cercare di rendere due realtà, la realtà accademica con la realtà della cultura pop, come molto più concilianti e conciliate di quanto magari possano non sembrare, e vedremo adesso come. Vabbè, appunto, mi presento, sono Guglielmo Ercole De Simone, come ha detto il buon Matteo, e nella vita cosa faccio? Sono un po' diverse cose, ho detto. Già, principalmente lavoro come cassiere in un supermercato a Roma, e nel mentre, nella seconda vita, un po' come Batman, faccio l'attore, che è una delle mie passioni, insieme allo speaking, allo radio speaking. Ci stiamo addentrando nel mondo del podcasting, insomma tante cose nel corso di questi anni, molto vicino anche all'ordine di studi che ho seguito,
all'università e quindi cerco di conciliare, ecco, queste due realtà, che è tutta una realtà conciliante e conciliatoria. E niente, questo è stato un po', questo è un po' in breve. Torniamo a parlare, insomma, di questo testo, che ha appunto questa particolarità, fondamentalmente. Innanzitutto, a detta dello stesso autore, nasce un po' come l'esigenza di dare uno strumento anche di stimolo ai propri studenti. Proprio così, nata come anche questo laboratorio, questa realtà di In Gruppo Lab. Nasce proprio così, spontaneamente, partendo da un bisogno generalizzato che gli studenti in questo caso dimostravano, cioè cercare di capire un po' cosa la filosofia, che a volte sembra un ambito molto, come dire, aleatorio, che non ci tocca nel vicino, nell'arte di tutti i giorni, appunto nel vicino, nel nostro intimo. E questo testo, con molta semplicità, secondo lo stile. Lo dice esplicitamente nell'introduzione, rifacendosi molto all'eredità stilistica del grande Buonanima Luciano De Crescenzo, cerca proprio di porre in un linguaggio comprensibile, chiaro, accattivante, immediato, i grandi temi della filosofia. Ovviamente questo testo non ha la pretesa di spiegare tutto quanto, ma almeno di fare in modo che se parliamo di Aristotele, se parliamo di Kant, che è un mostro nero di tutti gli studenti di filosofia al quarto anno di corso, almeno per come lo ricordo io, o arrivare a parlare dei tristoni dell'esistenzialismo, in realtà scopriamo quanto questa roba qua non è proprio roba altra. Anzi, io personalmente nell'esperienza che ho avuto con questo testo, scritto, ripeto, molto bene a mio avviso, e ritrovandomi appunto anche in alcune serie di successo degli ultimi anni, perché la caratteristica non è solo spiegare con un linguaggio facile e comprensibile temi anche profondi, ma lo fa partendo dalle narrazioni delle ultime serie di questi anni. Penso a Black Mirror, penso a Lost, penso al successo di Breaking Bad, Westworld, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti e ogni filosofo trova una sua narrazione, una sua esemplificazione attraverso i personaggi, le storie, i luoghi, un dialogo. Insomma, ce n'è veramente da perderci la testa, ecco questo. Allora, ti dico, io ho diversi problemi di connessione, non so per quale motivo mi sta dando molti problemi. Adesso sono passato alla connessione hotspot del telefonino, Ci quindi stanno incrociamo le boicottando. dita. C'è qualcuno che odia la filosofia, odia la lettura, odia la psicologia, insomma, Sembra e quasi ci un sta episodio di Black provando. Mirror. Sembra quasi un episodio di Black Mirror, è meraviglioso. È vero. Allora, guarda, Guglielmo, io so che sei andato avanti, quindi so che hai raccontato un pochino del libro, sicuramente. Sì, Allora, quello non che ti volevo dimenticare. chiedere è se c'è una frase del libro che ti ha particolarmente colpito e che ti è rimasta particolarmente dentro. Guarda, in realtà ce ne Se sono state ce l'hai. diverse. Sì, guarda, mi sono preso anche degli appunti. Paradossalmente è stato proprio il capitolo dedicato a Marx e al telefilm Mad Men, quando parlavano appunto il tema era sulla felicità. E il capitolo viene chiuso proprio con questa frase emblematica. La filosofia cerca la verità, il che non è detto però che ci renda felici. Tuttavia, essa può dirci la verità della felicità, ovvero che essa non è una cosa che si compra, ma qualcosa che, è qui quello che mi ha colpito, è qualcosa che accade, è qualcosa che, e prende per esempio proprio la parola stessa felicità tradotta in inglese, happiness, che deriva proprio dal verbo to happen, no? Qualcosa che succede, qualcosa che è viva, qualcosa che è reale, è possibile essere felici. E ti è piaciuta questa frase, Guglielmo? Sì, beh, è stato un po', secondo me, quasi forse il centro, benché poi il resto delle Ci argomentazioni credo. sia quasi una conseguenza, perché noi se facciamo qualcosa, se stiamo facendo anche questa diretta, è perché insomma facciamo cose che ci piacciono e ci rendono poi soddisfatti di quello che viviamo, no? Quindi ci può stare. Sì, purtroppo, Guglielmo, io mi sono perso totalmente la tua risposta. Il motivo in più di ascoltarti il podcast è perfetto, lo vedi? Cioè. Speriamo che l'audio da parte tua sia rimasto, però.
Allora, per essere sicuri che comunque si senta anche poi nella versione podcast, perché magari la diretta poi lascia un po' il tempo che trova, ma poi farò un post editing meglio sul podcast. E quindi la frase che ti ha colpito è stata relativa alla felicità, cioè che Alla non è un qualcosa felicità. che si Non è conquista, ma qualcosa un che qualcosa si che si compra, ma è qualcosa compra. che si compra, ma qualcosa che accade, che succede, e quindi qualcosa che è reale. E lui, Ariemma, focalizza proprio il termine inglese, no? Happiness, che deriva proprio dal verbo inglese to happen, qualcosa che accade, che succede, succede al presente, può succedere al presente, ed è quindi ecco anche un po', come dicevo, il centro, secondo me, di questo. Ed è bello perché poi alla fine sta proprio nel capitolo di Marx, ma non perché io sia un marxista, ma perché normalmente lo si associa sempre magari alla lotta di classe, no? O comunque a un qualcosa magari di barboso, no? Perché comunque parliamo di argomentazioni e di categorie un po' che sono andate un po' oltre, no? Quindi Certo, da lì sì. partire su qualcos'altro. Ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Perfetto, questo era un po'. Poi tutte le altre argomentazioni ce ne sarebbero anche un altro paio che mi hanno aiutato molto, ma sono la diretta conseguenza di questo. Ti va di condividerle? Se Guarda, vuoi tranquillamente, condividerle, guarda, puoi farlo. perché diciamo che è vero che la parola felicità è un po' il centro, ma nella mia esperienza personale di lettura è anche stata sorpresa. Il termine è proprio sorpresa. Sono rimasto particolarmente sorpreso di trovare filosofi all'epoca particolarmente ostici, come avevo anche già detto. In realtà totalmente nuovi. Perché? Perché io penso ad Hegel, che l'ho sempre associato a tutta una intelaiatura pazzesca, no? Elucubrazioni. E invece c'era, partendo dall'analisi su Breaking Bad, quindi un personaggio che è stato dovuto rimettere in discussione a partire da una condanna a morte, insomma, che la malattia gli ha portato, e utilizzare Hegel per spiegare la reazione di fronte alla morte mi ha lasciato piacevolmente colpito. E qui dice: la vita dello spirito, questo è proprio Hegel che parla, non è quella che si riempie di orrore dinanzi alla morte e si preserva integra dal disfacimento e dalla devastazione, ma è quella vita che sopporta la morte e si mantiene in essa, non scappa, la affronta, sta lì, la attraversa. Lo spirito umano. Però qui lo metto anche al maiuscolo, quindi se qualcuno anche nasce e vive, no, anche un tempo di esperienza religiosa, conquista la propria verità, quindi riesce a descriversi a condizione di ritrovare se stesso nella disgregazione assoluta. Cioè, quando tu a un certo punto perdi tutto, sai chi sei. C'è una frase che gira su internet meravigliosa, ogni tanto me la metto anche come avatar, dice: chi sei? E dillo senza nome, senza un lavoro, senza gli amici, senza gli obiettivi raggiunti. Chi sei? Ed è fondamentale. E poi l'ultima, che è appunto chi sei, ma che è anche chi sono gli altri, e qui andiamo verso la fine del libro, proprio quando parla di Sartre, sul fatto di una frase che mi ha sempre colpito, che se non altro l'interpretazione che ha dato Ariemma di questa frase, che è quella che dice che gli altri sono il tuo inferno. In realtà per me, cioè senza persone tutti sappiamo che gli altri possono essere l'inferno e noi a nostra volta per altri, però mi colpiva il perché gli altri sono inferno per noi e noi per altri, perché? Perché lui parla proprio di questo, partendo da un episodio di Black Mirror, Caduta Libera, vedetevelo perché è veramente fatto bene, tra l'altro la protagonista è la figlia di Ron Howard, e dice questo, che fondamentalmente sono le aspettative degli altri che ci uccidono. E dentro abbiamo una tale ribellione, un tale senso di libertà, che tutto questo, queste aspettative, i like che magari cerchiamo sui social, creano delle maschere che ci comprimono. E quindi noi viviamo un inferno dal quale dobbiamo sentire la necessità di uscire. Quindi, una frase che sembra categorica, senza speranza, è in realtà la premessa per darti il via, dare il là a un processo di uscita da sé, dalle convinzioni, dalle false credenze che possiamo avere, no? Che ci limitano, visto che parliamo poi di Ingruppo Lab, no? Che è un laboratorio molto. Beh, sto a fare la marchetta adesso, però voglio dire che è comunque uno dei tanti tentativi, secondo me, molto validi per poter iniziare, almeno se non altro a dire: oh, ma Certo. chi sei? Certo, Questo certo. È sono un molto aspetto critico che mi ha sì, portato avanti la lettura.
Veramente tre gemme preziose ci hai condiviso, Guglielmo. Ti sono veramente molto molto grato, anche perché è un vero spunto, un allenamento per la mente. Ecco, io ho sempre pensato che la filosofia fosse una roba un po' barbosa e difficile molto da comprendere, molto lugubrante e sfiancante, ecco, se ti posso dire la verità. E questo è proprio un mio pregiudizio. Allora ti volevo chiedere, tu che hai letto questo libro, no? La filosofia spiegata con le serie TV, per poterlo leggere bisogna essere dei filosofi di partenza o aver studiato filosofia magari al liceo durante la nostra formazione all'università, oppure è un testo che si presta anche per persone che nella loro quotidianità vogliono semplicemente imparare a usare meglio e a mettere in movimento la scatola che si portano ogni giorno appresso con loro, che è la loro mente? Insomma, è un libro per tutti o è per una nicchia particolare? Cioè, tu per chi lo consiglieresti come lettura estiva, visto che siamo ormai... Una perfetta lettura estiva, perché Ariemma ha uno stile che concilia tutti, profani, filosofi, aspiranti tali, nerd o topi di biblioteca, ce n'è veramente per tutti. È ovvio, è comunque un testo agile, chi cerca cose complicate non le trova, fortunatamente. Però, ripeto, è un entry level, però si legge come un best seller anche estivo, voglio dire, perché hai modo anche poi di andarti a vedere le puntate o quella serie televisiva che magari può. No? Sì, prima ci davi dei Black Mirror, no? una serie TV fantastica su Netflix, veramente chi non l'avesse vista, bisogna riparare questo peccato originale. Quindi andatevi a vedere. Ma visto che ci siamo, ci sono altre serie TV che associate ai grandi della filosofia ci consigli di andare a vedere? Prendendo spunto dalla lettura che hai fatto, insomma, da questo... Guarda, io di mio a questo punto vi consiglio ovviamente Lost, che è un must, avevo fatto anche la rima, Lost perché è partito tutto da lì, cioè non si può non vedere almeno... Io l'ho fatto dopo anni perché la Lost Experience è fatta sul momento, ma un po' come per tutte le serie, quando c'è il fuoco acceso e tutti, bello, 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 dico, vabbè, frenate un attimo, poni. E io me la sono fatta dopo 10 anni ed è una droga, a un certo punto diventa una droga, perché ha tanti elementi legati alla filosofia, ma la cosa interessante è che non ci avevo fatto caso, è che effettivamente Lost scardina le categorie. Ariemma parla di Kant per descrivere Lost e parla appunto di categorie che vengono scardinate in Lost, ma soprattutto il fatto che per esperienza personale di quella serie mi ha permesso di poter vedere tante sfaccettature della vita umana. E poi vabbè, io lavoro con il pubblico, quindi figurati, bastasse Lost. Però è una serie scritta molto bene, almeno fino a i 4/5 dell'intero percorso seriale. Poi ovvio, il soldo ti costringe magari ad annacquare un po' la storia, però vedetevela, se non avete modo recuperate anche quest'altro peccato originale, come ho fatto io, tanto non ti mena nessuno. Quindi Lost e Black Mirror. Guarda, mi permetto di aggiungere solo una cosina, il fatto che Ariemma sottolinea proprio questa cosa, l'importanza, perché questo è anche un fenomeno degli ultimi anni. Le serie televisive non raccontano solo storie, perché è importante focalizzarsi anche su determinate serie, vedere anche perché fondamentalmente è una cosa che abbiamo noi, è un linguaggio atavico quello delle serie, che parte ancora prima, quello del raccontare storie. I filosofi stessi, dall'antichità a oggi, fino agli ultimi, hanno sempre raccontato delle storie, per fare degli esempi, perché raccontare storie ha un'elevata potenza cognitiva, in termini di apprendimento, e quindi gli studios hanno capito che a oggi non basta più la storiellina, la gente vuole anche entrarci dentro, interagire con le storie, trovarcisi non solo con le emozioni, ma anche di lo vedi, allora è così, partono i fandom su internet con le peggio teorie, ci si diverte anche poi a un certo punto, quindi si può imparare divertendosi, ovviamente sapendo anche scegliere. Per esempio c'è una serie, True Detective, viene descritta per Parmenide, ma onestamente non è che mi sia piaciuta granché, anzi quindi True Detective sconsigliata. Vabbè, però, vabbè.
molti mi uccideranno per questo, perché sì, guarda, però... guarda, proprio rispetto a questa cosa qua, nel senso, visto che ci sono delle persone che ci stanno ascoltando e vedendo, ragazzi, anche voi diteci quali sono le vostre serie TV, vediamo anche se insieme a Guglielmo, e grazie a questo libro, La filosofia spiegata con le serie TV, riusciamo a tirar fuori qualche ragionamento, qualche riflessione ulteriore. Quali sono le vostre serie TV best seller, quelle che assolutamente non possiamo non aver visto nella nostra vita? Quindi fateci sapere, parlo anche con anche approfitto di salutare Marco Vazzana, Giovanni Aricò, Marco Grieco, insomma tutte le persone che ci stanno ascoltando e vedendo, diteci quali sono le vostre serie TV. E sì, proprio su questa cosa... benissimo, certo, gli e Benji pure, insomma, ecco, ne abbiamo di pietre miliari. Guglielmo, mi volevo agganciare con quello che stavi dicendo proprio 2 secondi fa rispetto a come la lettura di questo libro diventa un mezzo, cioè il libro come media per entrare nei nuovi media, come può essere la serie TV di Netflix, no? Cioè, nel senso, da come parli, sembra che questo libro ti abbia dato un gusto diverso nel guardare le serie TV, che invece solitamente noi le guardiamo, diciamoci un po' la verità, un po' per intrattenerci, un po' perché vogliamo staccare il cervello. Ecco, invece sembra che questo libretto, ok, La filosofia spiegata con le serie TV, si sia messo in mezzo, no? Riattivando un processo tra noi e le serie TV. È così secondo te? Cioè, questo libro è un media, perché il libro resta un media, che diventa poi una lente fondamentale per poter leggere in maniera nuova e soprattutto in maniera molto più costruttiva e proficua le serie TV e gli altri media di cui oggi siamo totalmente oberati. Non so che cosa ne pensi. Guarda, su questo sono prettamente d'accordo, ma c'è da fare una, almeno parlo sempre per la mia esperienza e per come la vivo io il rapporto proprio con il medium libro. Marshall McLuhan parlava appunto degli strumenti del comunicare con la frase ormai sdoganata, la più conosciuta, no? Che il mezzo è il messaggio, che viene in realtà più che altro fraintesa come per dire alla fine sei tu, no? Cioè quasi c'è questo, il canale che comunica, quindi il mezzo fisico e le cose scritte vengono quasi a fondersi con quello che viene detto. In realtà è ancora più profonda la questione. Lo strumento, e io preferisco il cartaceo, e mi piace farlo vedere perché oggi c'è tutto questo fluire di Kindle, tutto quello che vuoi, no? Questo formato di ebook, che sì, va bene, però questo strumento parla di per sé, il formato parla di per sé, è un'interfaccia particolare, c'è fisicità, c'è modo di poter scrivere sopra qualcosa, c'è modo di poter mettere una dedica, c'è modo di poter poggiarlo su un posto che ci piace, che ci rassicura. Diventa veramente un canale che parla di per sé, ma che può parlarci ancora di più in un'esperienza che facciamo, che è un'esperienza mediata. E mi riaggancio a questo, quindi si può fare, si deve integrare, soprattutto oggi in cui si parla molto di multimedialità. In realtà già negli ultimi 10 anni con gli sviluppi della tecnologia si parla di cross-medialità, cioè quindi non è tanto un integrare, quindi io parlo di filosofia essere qua e poi c'ho la serie lì, no, le realtà diventano comprensibili solo quando c'è un'integrazione, nelle quali le singole parti non sono la somma, ma sono il tutto, diventano qualcos'altro. Questo testo ha senso, in qualche maniera, se tu ti vedi le serie o se hai intenzione di vederti le serie, se no diventa un testo monco. Come la serie, se tu non hai modo di poter almeno trovare delle reminiscenze di quello che hai studiato o di quello che hai visto da altre parti, può essere una bella serie, ma non è una serie vincente, perché non ti chiama, perché poi non ti chiama in causa, perché poi trovi l'amico con cui magari l'hai vista, dice: "Oh, ho visto serie", quello dice: "Oh, ma sai che John Locke in realtà sì, si chiama così, ma non c'entra niente col filosofo, anzi è il contrario", e quello dice: "Oh, ma che davvero?" E tu dici, e lì parte un'esperienza ludica fondamentalmente e condivisa, che però può dare anche dei valori, ripeto, perché raccontare storie è molto più efficace che spararsi un libro di etica, che te lo puoi anche leggere, intendiamoci, però ti aiuta, ripeto, a questo potere molto forte. In questo un autore che stimo è Alessandro D'Avenia, che molti a volte lo associano a uno scrittore per ragazzi o per diversamente giovani, in realtà è veramente potente in questo, lui riesce veramente a comunicare con delle storie avvincenti,
concetti veramente profondi. Quindi... Guglielmo, io volevo dirti una cosa, non so tu che cosa ne pensi, volevo confrontarmi su questo concetto qui, e cioè di come il libro, cioè leggere, la lettura sia un qualcosa che ci arricchisce, ma sono nello stesso tempo anche molto convinto che, diciamo, come potremmo dire, che un libro non te lo scegli, ma è lui a scegliere te. Cioè, c'è un libro giusto per ogni momento della nostra vita. Non so tu che cosa ne pensi rispetto a questo, e soprattutto se puoi raccontarci perché hai scelto proprio la filosofia spiegata con le serie TV in questo momento della tua vita. Cioè, come mai questo libro ti ha trovato? Allora, questo libro, bella l'espressione che hai utilizzato, questa cosa che il libro ti trova, ed è vero, innanzitutto questo testo l'ho trovato in un mercatino dell'usato, che per me è un posto pazzesco, cioè qualsiasi mercatino dell'usato, soprattutto a livello libresco, perché uno perché paghi tanta cultura a poco prezzo, e da una parte potrebbe essere una cosa svilente per il libro, in realtà non è così. Perché è bello, perché dietro invece è carico di tanta esperienza di chi l'ha letto prima di te, chissà quante persone l'hanno letto prima di te. Questo libro, diciamo, mi piace utilizzare questa espressione, che bravo, mi sei piaciuto, mi ha scelto, perché in realtà io poi vado lì e mi lascio stupire da quello che trovo, cioè a volte trovo dei capolavori. Infatti adesso un acquisto a 8,90 euro, non mi vergogno a dirlo, ho preso 6 libri tra classici e cose pazzesche, e poi i miei interessi sono quelli. Io ho fatto radio, in una radio libera in cui portavo il mio programma La bellezza salverà il mondo, mutuando Dostoevskij, due sottoprogrammi, che è l'immaginario collettivo, che era relativo appunto alla cultura massmediale, e Le camere chiare, rifacendosi a Roland Barthes, quindi era più una programmazione di tipo divulgativo sullo spirito umano, quindi un po' di psicologia, un po' di spiritualità, facevo un po' di tutto. Okay. Tutto questo per comunicare la bellezza. Quindi, voglio dire, un titolo del genere parla di filosofia, spirito umano e serie TV, era un binomio che non potevo lasciare scappare. Cioè, voglio dire, e quindi certo. Ho detto, vabbè, però pure corto, ho detto, dai, cioè, voglio dire, fammi vedere, fammelo via, poi costava un euro, voglio dire, cioè, c'erano tutte le variabili, non potevo non cogliere al volo, non del genere. Quindi preso al volo e mi sono detto, e chiudo, è vero questa cosa che un libro ti parla al momento giusto, nel senso che io ho acquistato dei libri messi lì in lista d'attesa come tutti i libridinosi, come direbbe Davenia, compulsivi, cioè se comprano i libri poi si leggono dopo 2 anni, però magari in quel momento ti ho detto qualcosa, ma quando poi l'ho letto, ho avuto diversi testi così che ho letto o riletto tempo tardi, mi hanno detto proprio in quel momento specifico la cosa giusta. È meraviglioso, cioè, chi lo sperimenta, ma così fare anche per una canzone, per un film, appunto, per qualsiasi cosa, c'è un tempo per ogni cosa, dicono le scritture, quindi... Vero. Ottimo, grazie Guglielmo. Guarda, ho un altro paio di domande da farti rispetto a, diciamo, alla cornice all'interno del quale noi ci stiamo muovendo, no? Che è questo in gruppo lab di cui anche tu hai accennato. Allora ti volevo chiedere se ti va di raccontare brevemente, non ti preoccupare, insomma, dedica tu il tempo giusto e opportuno, però di raccontare un po' la tua esperienza di in gruppo lab, di che cos'è, cosa rappresenta per te, cosa trovi dentro in gruppo lab tu come persona, e insomma poi qual è stata un po' l'esperienza della challenge della lettura. Insomma, se puoi un pochino raccontare diciamo, l'esperienza di In Gruppo Lab dal tuo punto di vista. Allora, In Gruppo Lab innanzitutto è stata un'altra piacevole sorpresa, scoperta durante il lockdown, dove appunto c'è stato veramente un vero rifiorire di stimoli da parte del mondo della cultura, ma anche della cultura pop. Insomma, c'è stata veramente tanta generosità, ecco, mi piace questo termine. C'è stata tanta generosità da parte anche di Matteo, no? Del mettersi in gioco, no? Per un mese, stare lì a mettersi in gioco anche lui, perché anche quello è stato un progetto sperimentale. Io di me ho detto, vabbè, io già avevo cominciato a seguirlo sui podcast, e è uscita fuori questa cosa nella chat degli iscritti,
chi voleva iniziare, detto, con un po' di rubanza, perché dico, vabbè, già faccio tante cose, ho fatto pure incastrarmi con cose del genere. In realtà poi ho visto che ogni volta che sono con questa ritrosia, poi dopo mi lancio, scopro sempre cose belle, quindi fatelo anche voi. E niente, è iniziata così. Il primo incontro, eravamo 10, ognuno dà le più disparate esperienze, stati di vita, insomma, ognuno veramente ha un ventaglio interessante. Ognuno con le sue motivazioni. Io personalmente sono 3 anni che mi sono avvicinato alla crescita personale, è un mondo decisamente affascinante, mi sono detto perché no, è un esperto, poi c'è modo di poter veramente parlare a tu per tu, no? Esporre i propri dubbi, le proprie questioni. Sì. E il buon Matteo è stato anche bravo, perché ha detto questa non è comunque terapia di gruppo, cioè è diverso da o comunque certo. Terapia singola. Si tratta di crescere insieme come una squadra. Questa poi è stata l'esperienza che poi dopo il primo mese di prova abbiamo iniziato, ci siamo ridotti, però questo è stato un po' il segnale di serietà da chi si è tirato fuori, perché giustamente iniziare una cosa che non sei convinto. E la cosa bella è stata proprio partecipare come una squadra, affrontando temi che mensilmente in questi 3 mesi abbiamo affrontato tantissimi temi, spunti da cui partire, e poi mi ho detto, però cacchio, non ci ho mai pensato, si può dire cacchio, sì, non ci avevo mai pensato, o comunque sì, non avevo il tempo, perché si va sul pezzo subito, non si perde tempo, ed è stato bello, ma anche un po' spaventato, ad essere sincero, perché mettersi subito in gioco senza, da una parte come dire, spaventa, ma da una parte invece intriga, come un colpo di scena di una bella serie, e quindi ecco, io sono continuato qui. Tra le varie cose che abbiamo, che il buon Matteo ci ha suggerito, è iniziare un'esperienza inizialmente molto faticosa, perché cercare anche un libro non era facile. E arrivare sempre stanchi la sera e mettersi lì. Però, certo. Ecco, la challenge nasceva proprio come stimolo per il primo step ufficiale, che era appunto quello di entrare nelle buone abitudini, che non certo. È che è roba facile, però è bello perché poi vedi i risultati. E la cosa bella, e finisco, è che ognuno di noi durante questa challenge ha avuto modo di poter condividere le proprie esperienze, non solo vuol dire farsi il selfie per dire oh, sto leggendo e quindi ho timbrato il cartellino, ma ognuno di noi tirava fuori un qualcosa che lo aveva colpito, che lo aveva, e che era bello da condividere, perché quando scopri qualcosa che ti piace, qualcosa che ti lascia il segno, non puoi tenertela per te sta cosa. Ti viene da dire, oh, ma lo sai che... Cioè, condividevamo non solo quello che avevamo letto, ma anche cosa ci diceva. Ovviamente sì, in maniera sì. Molto... Però era bello, perché si sviluppava una intelligenza collettiva, come un organismo unico che si aiuta. In quel momento magari c'era qualcuno un po' più giù, qualcun altro, e trovava spunti per... Bello, e questo succede quando c'è un gruppo coeso, che anche Matteo non è che agisce da Deus ex machina, ma vero, è stato bello, visto che si è sporcato anche le mani con noi, quindi bello. Bene, sono contento. Va bene così. Va benissimo. No, è bello sentirtelo dire, Guglielmo, perché l'esperienza di in gruppo è un'esperienza nuova, no? Che è partita da pochi mesi in realtà. Sì, frutto un po' del lockdown, quindi è un frutto positivo, per quanto non nato nel deserto, nato in un contesto molto difficile, molto impoverito, no? Così come l'abbiamo un pochino tutti quanti vissuto. E diciamo nasce da un'idea di partenza. Io ho questo podcast che appunto si chiama Liberamente, dove sostanzialmente condivido delle idee, delle strategie, dei pensieri, dei consigli nel campo della psicologia e della crescita personale per migliorare la qualità della propria vita, ok? Ma io mi sono detto, Guglielmo, cioè ci sono un tot di persone che ascoltano il podcast, ma pensa quanto potrebbe essere bello se in qualche modo queste persone che ascoltano il podcast si potessero incontrare, perché se le persone che ascoltano il podcast hanno qualcosa in comune, è proprio quello di desiderare la propria crescita, il proprio potenziamento, il proprio miglioramento. Questa è l'unica, è sicuramente la cosa che accomuna tutti i partecipanti di In Gruppo Lab, no? Te e me compreso, quindi, come dicevi anche tu. E In Gruppo Lab nasce da questa idea qua, cioè di non viversi più il podcast in maniera individuale, ma farlo in gruppo, in una chiave più laboratoriale, quindi dove ci si può anche confrontare e anche sfidare. Quindi questa nostra chiacchierata viene a coronamento proprio della challenge, cioè della sfida interna al nostro laboratorio, dedicata proprio alla lettura, perché la massima dalla quale siamo partiti, sempre vera, è che se la
se leggere è, no, scusami, se scusami, se la lettura è un lusso, allora leggere ti rende più ricco, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di partire tra le nostre challenge proprio da questa qui, della lettura. Guglielmo, certo, prego, fai pure. No, volevo solo, ho trovato su internet che era una storiellina interessante che era, ho trovato così casualmente su internet e poi ho condiviso anche in gruppo lab, magari per aiutare coloro che magari leggono delle cose e hanno paura magari di dimenticarle, oppure pensano che sia, sto qui, leggo, non serve. Anche solo prendere in mano un libro fa tanto. E c'era questo monaco che era assetato e manda il suo discepolo con a prendere dell'acqua per bere, e lo manda però con una sorta di sudarola, detta la romana, cioè una sorta di scodella bucherellata, arrugginita, sporca, molto sporca. E insomma, ogni volta suo discepolo, il braccio andava giù, piava dal ruscello l'acqua e gliela portava sempre vuota, 2, 3, 4, 10 volte. Al che dice, maestro, io ho sbagliato, cioè non riesco a trovare il modo. Dice, non ti preoccupare, è andato però una cosa. Dice, che cosa? Però che la tua scodella adesso è pulita. Cioè, nel senso, la tua memoria, il tuo modo di essere, anche se poi non ti rimane apparentemente nulla, in realtà ha subito un cambiamento. Questo mi ha aiutato. Perché a volte penso che le esperienze, tu dici, vabbè, che mi dico, cioè, sto a vivere questa cosa, sto a vivere questa serie, in realtà poi tutto si sedimenta, esperienze buone e cattive. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast. Io ringrazio veramente di cuore il grande Guglielmo Ercole De Simone che, come avete ascoltato, ci ha raccontato quelli che sono stati i frutti della lettura di questo bel libro, di questo bel titolo interessante, La filosofia spiegata con le serie TV di Tommaso Ariemma, quindi consigliatissimo come lettura da sotto l'ombrellone, visto che ormai siamo in piena estate. Se stai ascoltando questo podcast in data di pubblicazione ormai è luglio inoltrato, perciò noi continueremo ad ascoltarci ragazzi all'interno di questo podcast anche durante l'estate, non vi preoccupate, forse magari ad agosto ci prenderemo qualche settimana di pausa, ma vediamo, insomma la cosa più importante è che manteniamo la nostra mente ispirata e soprattutto attiva da tanti punti di vista, e la lettura sicuramente in questo ci aiuta, esattamente come ci ha mostrato il grande Guglielmo con questa lettura del libro La filosofia spiegata con le serie TV. E tu leggi, sei un lettore, insomma ci sono diversi episodi all'interno di questo podcast in cui ti parlo della lettura, di come puoi essere un lettore più efficace, quindi prendere tutto il succo importante da ogni libro che incontri sulla tua strada, perché è una cosa che condividiamo io e tutti gli altri compagni del laboratorio, è che la lettura è tante volte un lusso, e quindi leggere ci rende tutti più ricchi. Perciò ragazzi, che dire, buona lettura a tutti. Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni.